Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, la buona serata da Fabrizio Agostini. Benvenuti al Palo Bianchini di Latina, anticipo dell'ottava giornata del campionato di calcio a 5 Serie A1. Questa sera si sfidano l'Axed Group Latina e il Caos Futsal. Pressing alto del Caos, esce bene però Latina con Bernardes, auto mancino, Bernardes sinistro, respinto, fermato. Poi Fernandao a rimorchio, però tutto regolare, Titon, la respinta di Chinchio, pallone rimane lì, ancora Chinchio. Bernardes, in profondità per Bernardes, c'è Tuli che perde palla, palla in rete, Bernardes, erroraccio di Tuli, Bernardes capitalizza, l'1-0 Latina. Tuli allarga il gioco, sempre per Ercolessi, Peric ancora, 1-2, Tuli, il tiro in porta, c'è Chinchio a mettere in calcio d'angolo. Palla fuori, Peric, Fernandao prova il gioco di gambe, se ne va Fernandao, Fernandao, Chinchio di piede, dice no. Bernardes prova l'anticipo poi di Avellino su Fernandao, tutto regolare, e poi il tiro, palla fuori, tanto Avellino, il tiro di Avellino, la mano protesa di Putano. Pallone per Ercolessi, sinistro, palla alta, Avellino, poi Bernardes. Bernardes ci accentra, Bernardes sinistro, palla fuori, Peric, Peric va dentro, pallone per Fernandao, Chinchio, tutto regolare, non c'è fischio, Maina, Maina fermato proprio da Fernandao, e allora Titon, Titon arriva il pari da parte del Caos sul contropiede realizzato da Titon. Cambia gioco con Avellino, da s'altra parte, pallone che arriva a Bernardes, diagonale, la respinta di Butano per Maina, 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 si gira Maina, pallone intercettato dall'uscita di Putano che mette fuori Avellino per Maina, sinistro, palla che rasenta il palo per Bernardes, prova ad andare via bene Avellino, Avellino apre per Picapau, Picapau, pallone svirgolato dal sinistro di Picapau, punta Peric, Maina, poi va via sul destro, pallone dentro, tiro cross di Maina, Peric, ancora lui mette dentro, Terenzi respinge, poi sotto porta, Caos tutto nella propria area, Avellino direttamente in porta, palla alta, non di molto, ancora Avellino sulla sfera, tutto pronto, arriva il fischio dell'arbitro, c'è Picapau, il tiro, la respinta da parte di Putano, pallone dentro, la respinta di Putano, poi c'è Saad che prova a scappare via, Saad, gioco di gambe, rientra Saad, il tiro, palla fuori, pallone in profondità, Fernandao sulla corsa per Titon, palla sul palo, poi sulla respinta Ercolessi, anzi il tiro alla rete di Saad, 2-1 per il Caos, sembrava Ercolessi l'incaricato, invece ha calciato Saad, si preferisce tenere Bernardes in porta che tra l'altro mette in calcio d'angolo questo tiro, 40 secondi, Maina, pallone per Avellino, Avellino, il tiro di Avellino, pallone sul fondo, Fernandao, pallone per Bernardes, poi Fernandao, ancora Bernardes che evita il terzo gol, Picapau, mancano ormai pochi secondi, Bernardes, forse l'ultimo tiro, Maina, pallone dentro, palla che rimane lì, e un tiro libero che vale solo per il punteggio, Saad contro Chinchio, tiro di Saad, la respinta di Chinchio, termina la partita, il Caos Futsal vince 2-1 al Palo Bianchini, Latina che perde l'imbattibilità interna, Caos che aggancia i nerazzurri in classifica. Dal Palo Bianchini è tutto, un saluto da tutta la squadra di Mondo Futsal, da Valerio Di Prospero in cabina di regia, da Enrico Pasquali Coluzzi al commento tecnico e da Fabrizio Agostini in voce, un saluto e un ringraziamento per averci seguito.